questa stupenda idea, nessuno se l'aspettava. No, sinceramente nemmeno io, perché ero anni che ci pensavo, quindi dopo la fondazione del mio primo team ciclistico, dopo 30 anni di ciclismo praticato, e mi trovo qui in questo 2017, non mi aspettavo questo grande successo, ma soprattutto l'accoglienza di Rivara, che comunque si sa quanto sia accogliente, ma vederlo così di persona è tutta un'altra cosa. Grazie ancora. Quindi quando fra poco, quando è che inizierà il countdown? Quando lo decideremo noi. Quindi dobbiamo contare fino a 10? Ok, allora Utrini e non Rivaresi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ultra Team spegne una candelina proprio oggi, 8 dicembre 2017, ma accende l'albero più grande d'Europa! Un anno dalla nascita dell'associazione è un modo nuovo e originale per festeggiare. Sì, e questo era un desiderio che avevo da tanti anni. Io sono più di 30 anni che vado in bicicletta e ci pensavo da tantissimi anni, no? Chissà, sarebbe bello poter organizzare una fiaccolata ciclistica stile maestri di sci. E oggi qui, 8 dicembre 2017, a Rivara con il mio Ultra Team ce l'abbiamo fatta. Un grande successo, veramente. Non mi aspettavo tra l'altro un'accoglienza così calorosa da Rivara. Rivara sì, per sé già accogliente, però viverla di persona è tutta un'altra cosa. Tanti partecipanti, è una grande emozione l'accensione dell'albero. Certamente, soprattutto quello, anche perché comunque l'albero di Natale vivente più grande d'Europa, qui in Canavese, a Rivara, merita sempre comunque un'esaltazione, una disaltazione proprio di questo evento unico nel suo genere in tutto il territorio del Canavese. Ultra Team, un'associazione che sta crescendo, prossimi traguardi? Prossimi traguardi sicuramente pedalare tanto e divertirci tanto, questo è il nostro motto, no? Quindi il motto di oggi era Ultra Team spegne una candelina 8 dicembre 2017 ma accende un albero, quindi questo era un po' lo slogan, ma comunque lo slogan che ci accompagna tutto l'anno è quello di pedalare testa bassa o pedalare eccetera eccetera, quindi su quello nessuno di noi vuole rinunciare alla propria passione.